Dopo il KO nella finale di Coppa Italia, il Chieti torna tra le mura amiche per riprendere la sua marcia in campionato. Di fronte c'è il Cupello, imbattuto da ben 5 turni e tra le squadre più in forma del campionato. Dirige l'incontro Leone della sezione di Avezzano. Il primo tempo è piuttosto bloccato. Al 12esimo Pacella prova a scaldare Guantoni di Micale, che non si lascia sorprendere. Per vivere altre emozioni bisogna aspettare il 40esimo, quando Ninte e Zinni provano a spaventare la retroguardia teatina. La prima frazione si conclude così sul punteggio di 0-0. La ripresa si apre con questa occasione dalla distanza di Pacella, sfera che si perde alta. Al 67esimo, ancora da calcio piazzato, ci prova Miccichè. Il suo destro viene neutralizzato dalla barriera ospite. E questa l'ultima emozione della gara. Risultato finale di 0-0. Il Cupello, con una prestazione di grande solidità, allunga la sua striscia positiva, mentre i neroverdi, nonostante il pari, raccolgono l'applauso dei propri sostenitori e si proiettano già al prossimo match. L'avversario sarà l'Alba Adriatica. Ma io dico che la Coppa è una cosa e il campionato è un altro. In questo momento oggi i ragazzi sinceramente hanno dato tutto, abbiamo fatto 3 partite in una settimana, ci può stare un pochettino di stare sulle gambe perché poi avevamo delle assenze, ma quelli che hanno giocato hanno fatto benissimo, anzi, e oggi credo che io e i ragazzi personalmente come loro allenatore li ringrazio per la prestazione di oggi, perché dopo la batosta di mercoledì che ci ha buttato giù molto psicologicamente, ma i ragazzi oggi devo dire che secondo me sono stati bravi. È chiaro che si vuole vincere sempre, non si può vincere sempre, e bisogna guardare la classifica e guardare che mancano 9 partite, abbiamo 6 punti di vantaggio. Voglio vedere questo e voglio dire anche che noi non abbiamo problemi particolari, noi non molleremo niente, fa parte del percorso, non si possono vincere tutte le partite, vinceremo le prossime. Sì, effettivamente abbiamo chiuso tutti i varchi al Chieti, era la partita che dovevamo fare, ecco. Venire a casa della capolista non è mai facile. Poi certo ho visto un po' il campo in delle situazioni un po' precarie, quindi di conseguenza ho deciso di aspettarli e non attaccarli alto, perché comunque facevano fatica a giocare da dietro e quindi sistematicamente dovevano fare la palla lunga. E loro, non avendo una boa davanti, comunque fai fatica a fare la palla lunga e noi alla fine le abbiamo prese noi. Era un match che si poteva sbloccare su una palla inattiva, sia per loro e forse anche per noi, però alla fine penso che il risultato sia giusto.